Sta funzionando e sta funzionando anche il nostro indirizzo politico di procedere sulla base di riaperture progressive in base a un costante monitoraggio. A distanza quindi di circa un mese dal famoso 4 maggio in cui abbiamo riaperto l'intera filiera della manifattura, abbiamo riaperto i cantieri delle costruzioni, i numeri possiamo dirlo con la relativa prudenza, ma anche con chiarezza, sono incoraggianti. Gli ultimi monitoraggi, infatti, non segnalano situazioni critiche né segnalano situazioni di sovraccarico delle strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale. Il trend dei nuovi casi diagnosticati è in costante diminuzione in tutte le regioni, dalla Lombardia alla Sicilia. Questo naturalmente ci conforta, dimostra che la strategia adottata passo dopo passo in tutte queste settimane è stata ed è quella giusta e ci dà fiducia anche in vista delle decisioni che saremo chiamati ad adottare nelle prossime settimane. Colgo peraltro un rinnovato entusiasmo. Ci siamo inoltrati alla stagione bella, in giro nelle nostre strade, nelle nostre piazze, c'è questa grande attenzione per questa socialità ritrovata. Giusto, giustissimo. Ci meritiamo, lo possiamo dire, il sorriso, l'allegria dopo settimane di duri sacrifici. Ma è bene ricordare sempre che se ci ritroviamo adesso in questa condizione, se siamo tra i primi paesi europei che può permettersi di riavvirare le riprese, le attività varie, economiche e sociali in condizioni di sicurezza, è perché abbiamo accettato tutti insieme di compiere dei sacrifici. Abbiamo accettato tutti insieme, responsabilmente, di modificare le nostre radicate abitudini di vita. Dico solo, facciamo attenzione, le uniche misure oggi efficaci a cui affidiamo l'opera di contrasto della diffusione del virus sono il distanziamento fisico e l'utilizzo, ove necessario, delle mascherine di protezione. Abbandonare quindi il rispetto di queste precauzioni perché si ritiene, ad esempio, che oggi il virus sia scomparso è una grave leggerezza, completamente smentita anche dai dati dei contagi che pur in calo continuano ovviamente ad essere registrati quotidianamente. L'altra notizia importante è che oggi anche i turisti europei possono viaggiare verso l'Italia, possono visitare il nostro paese senza sottoporsi a quarantena. In particolare i ministri Di Maio, Franceschini, Speranza, Mendola stanno facendo un gran lavoro in Europa e non solo sul piano diplomatico per assicurare che il nostro paese torni immediatamente a essere la meta sicura, ambita dei turisti d'Europa e del mondo intero. E adesso più che mai dobbiamo concentrarci sul brand dell'Italia nel mondo, per promuovere l'incomparabile patrimonio artistico, naturale che possediamo. Perché in tutti questi mesi la bellezza dell'Italia, lo dobbiamo dire con forza, non è mai andata in quarantena. La fase più acuta dell'emergenza sanitaria è ormai alle spalle, ma ora dobbiamo fare i conti con l'emergenza economica, con l'emergenza sociale. In 60 giorni abbiamo stanziato una cifra enorme, 80 miliardi di euro, corrispondente pressappoco a 3 manovre di bilancio per aiutare famiglie, lavoratori, imprese. Per esempio abbiamo introdotto addirittura la cassa integrazione per aziende con un solo lavoratore. Abbiamo riconosciuto alle partite IVA, ai liberi professionisti, ai commercianti, agli artigiani, ai lavoratori dello spettacolo, anche agli stagionali del turismo e lavoratori agricoli, bonus sino a 2.200 euro per 3 mesi per riduzione di attività o fatturato. Non era successo mai prima nella nostra storia, ma ci rendiamo conto dei ritardi, ci rendiamo conto che ci stiamo confrontando con una legislazione
con un apparato statuale che non era affatto pronto ad effettuare erogazioni così generalizzate in così poco tempo. Di questi ritardi ho chiesto già scusa e stiamo lavorando ancora, abbiamo già fatto un nuovo decreto rilancio per rendere più celeri queste procedure, per pagare più velocemente bonus e ammortizzatori sociali. Ma queste misure sono solo l'inizio di un percorso di rilancio del nostro Paese. Dobbiamo continuare a intervenire per tanti settori che sono in grave sofferenza. Penso a alcune filiere della manifattura, penso al settore del turismo, dello spettacolo. Ne cito alcuni, ma queste sofferenze riguardano interi e ampi settori del commercio, dell'artigianato, le piccole aziende. Dobbiamo tornare a intervenire con nuove misure ancora più efficaci e questo riguarda anche il breve periodo. Però questa crisi deve essere anche l'occasione per disegnare il Paese che vogliamo, per rilanciare e rinnovare l'Italia dalle fondamenta, per superare tutti quei problemi strutturali che si trascinano da tempo e che stiamo, ad esempio, verificando anche in questi mesi dell'emergenza. Dovrà essere un nuovo inizio e qui recupero le parole pronunciate dal Presidente Mattarella in occasione della Festa della Repubblica. Abbiamo il dovere di agire con lo spirito del 2 giugno. Dobbiamo agire nel segno della condivisione, della serietà dell'impegno che caratterizzò i nostri padri, i nostri nonni, che lavorarono per un Paese migliore, per la rinascita del nostro Paese. Abbiamo un'occasione storica. La Commissione europea, grazie anche all'aiuto dell'Italia, al sostegno dell'Italia, possiamo dirlo con forza, ha messo sul tavolo una proposta da 750 miliardi con il Recovery Fund, che renderà disponibili quindi risorse ben consistenti, in via del tutto straordinaria, soprattutto a favore dei paesi e dei settori più colpiti, tra cui l'Italia. Noi dovremo cogliere questa opportunità e saper spendere bene questi soldi. E proprio, vedete, sulla capacità di spesa, sul progetto di Paese che elaboreremo, che sapremo realizzare, si misurerà anche la forza, la credibilità non solo e tanto del Governo, ma del sistema Italia. Stiamo lavorando, abbiamo già iniziato a lavorare a questo piano di rinascita, a questo recovery plan, che poggerà su vari pilastri e dovrà raggiungere vari obiettivi. Io ne ho anticipati già alcuni. Dovremo modernizzare il Paese, lavorando per la digitalizzazione, per incrementare i pagamenti elettronici e contrastare per questa via l'economia sommersa. Dovremo lavorare all'innovazione. Dobbiamo rendere a portata di tutte le famiglie la banda larga per tutto il Paese. Dobbiamo inoltre lavorare per capitalizzare, per sostenere le nostre imprese, le nostre filiere, le nostre soprattutto piccole e medie imprese, consolidarle. Dobbiamo rendere strutturali, ad esempio, nel piano industriale che andremo a delineare misure come ACE, Impresa 4.0. Dobbiamo rilanciare gli investimenti pubblici e privati, tagliando la burocrazia. Dobbiamo investire nelle grandi reti telematiche, idriche, energetiche. Dovremo accompagnare tutte le nostre imprese, tutto il sistema Italia, verso una decisa, vigorosa transizione verso un'economia sostenibile, una transizione energetica. Dobbiamo puntare forte, come mai è stato fatto in passato, per il diritto allo studio, per innovare l'offerta formativa. Abbiamo dato già dei segnali molto significativi. Andremo a bandire migliaia di posti per nuovi ricercatori. Offriremo la possibilità ai nostri giovani brillanti che sono all'estero di venire a fare ricerca qui in Italia. Dobbiamo investire ancora di più nelle tecnologie digitali, nella scuola. I tempi della giustizia civile e penale non sono accettabili. La media di un processo oggi sconsiglia a investitori a venire in Italia, a impelagarsi in controversie giudiziarie che durano anni. Io l'ho già detto, non è accettabile
avere un codice civile che risale al 1942 e che da allora non ha mai subito una riforma organica. Stiamo parlando peraltro di progetti di riforma, disegni di legge delega che sono già presso le commissioni competenti del Parlamento. Quindi chiedo davvero a tutte le forze politiche di lavorare per realizzare al più presto questi disegni. Se questi progetti verranno approvati, potremo subito emanare decreti legislativi e attuare queste riforme. Poi occorre una seria riforma fiscale. Il nostro fisco è iniquo, è inefficiente. Vogliamo tutti pagare meno, ma per fare questo dobbiamo mettere mano a una seria riforma e anche su questo stiamo lavorando. E poi dovremo lavorare meglio per sostenere le imprese, per sostenere le persone che sono ai margini del nostro circuito sociale e lavorativo. Dobbiamo lavorare anche sull'inclusione e contrastare le diseguaglianze. Insomma, è un progetto di paese molto impegnativo, ma dobbiamo essere consapevoli che la somma che ci viene messa a disposizione, la somma che l'Europa metterà a disposizione dell'Italia, non potrà essere considerata un tesoretto di cui potrà disporre liberamente il governo di turno, il governo in carica. Questa somma deve essere intesa come una risorsa messa a disposizione dell'intero Paese, di cui il governo in carica ha sicuramente la responsabilità di spesa sulla base di un progetto lungimirante condiviso con tutte le migliori forze del Paese. Ed è per questa ragione che intendo convocare a Palazzo Chigi al più presto, per una settimana, dobbiamo far presto, tutti i principali attori del sistema Italia, parti sociali, associazioni di categorie, singoli menti brillanti, per avere un confronto, raccogliere le loro idee, i loro suggerimenti. Abbiamo già una base di lavoro tecnico costituita dal report che ha elaborato il Comitato Socio-Economico coordinato dal dottor Colao, che consegnerà in questi giorni i suoi lavori, che ha avuto un serrato confronto con tutti gli stakeholders del sistema Italia. Ora siamo nella fase finale, è necessario quindi un confronto aperto sulle nuove proposte, sulle nostre idee, sul progetto di rinascita dell'Italia. La fase, vedete, della negoziazione europea è una fase che peraltro non si è conclusa. È stata molto dura e sicuramente sarà dura sino alla fine, ma sono consapevole che la fase di elaborazione e messa a punto e realizzazione di un progetto davvero utile per il nostro Paese è forse ancora più dura, perché richiede coraggio, lungimiranza, grande determinazione nel superare resistenze al cambiamento, ricostruzioni di parte, visioni riduttive. Faremo quindi di tutto, realizzando progetti piccoli e grandi. E concludo con un piccolo esempio. Oggi è partito il Frecciarossa, per la prima volta, da Torino a Reggio Calabria. Ebbene, le nostre infrastrutture, questi materiali, hanno ancora un lungo percorso da realizzare. Dobbiamo lavorare all'alta velocità di rete. Noi dobbiamo realizzare, per esempio, la doppia linea da Pescara a Lecce, dobbiamo realizzare l'alta velocità in tutta la Sicilia, dobbiamo realizzare l'alta velocità da Roma a Pescara, da Reggio Calabria a Taranto, lungo la costa ionica e così via. Abbiamo tanto da fare, abbiamo da interconnettere il nostro sistema delle infrastrutture viarie con quello portuale e aeroportuale. Dobbiamo, assolutamente l'ho detto, realizzare la banda larga e digitalizzare tutto il Paese. Tutti insieme ce la possiamo fare e sono sicuro che ce la faremo. Grazie. Partiamo con le domande. Le testate sono state selezionate in base all'ordine temporale di prenotazione e in base a un meccanismo di rotazione, così avete tutti la possibilità di fare le domande. Partiamo con l'ANSA, Serenella Mattera. Prego. Presidente, buonasera. Buonasera.
Lei ha delineato i primi tratti di un percorso di rilancio, così lo ha chiamato, incontrerà i vari soggetti coinvolti. Ha anche accennato alla possibilità di adottare misure nel breve periodo per aiutare i settori più in crisi. Le volevo chiedere se già avete in mente, avete in programma di intervenire ancora dopo gli 80 miliardi già stanziati, magari prima di agosto, insomma, con un nuovo decreto in deficit. C'è tra l'altro la possibilità di utilizzare i fondi europei di Shore, che sono per il sostegno all'occupazione. Le volevo chiedere se nello specifico lo avete considerato, e si parla molto del MES, personalità del calibro di Romano Prodi o anche Carlo Cottarelli hanno sollecitato il governo a utilizzare quei fondi che sono disponibili per la sanità. È una considerazione che potreste fare a breve, appunto, nell'ambito di questo percorso? Poi, se mi consente, visto che traggo spunto dall'ultima cosa che ha detto, l'alta velocità, lei ha parlato anche dell'alta velocità in tutta la Sicilia, poiché sia il ministro Franceschini in un'intervista che Matteo Renzi hanno accennato al progetto del ponte sullo stretto. È un progetto che prenderete in considerazione. Grazie. Grazie a lei. Per quanto riguarda gli strumenti europei, sicuramente chiederemo di partecipare al progetto Shore, dove ragionalmente a noi ci verranno riservati un 20%, quindi una ventina di miliardi, appunto, da destinare agli ammortizzatori sociali. Parteciperemo al progetto BEI. Per quanto riguarda il MES, l'ho dichiarato e, come vedete, sono abbastanza testardo, non cambio idea dall'oggi al domani, nel senso che, come ho detto, quando avremo tutti i regolamenti, li prenderò, li studierò, li porterò in Parlamento e col Parlamento decideremo. Peraltro, quando facciamo queste valutazioni, siccome sembrano soldi regalati, ricordiamo a tutti quanti che è un prestito. Quando c'è un prestito, molto dipende anche dall'utilità e convenienza, dalla maturity cosiddetta, quanto dura il piano di restituzione, cioè di ammortamento, le condizioni ci vengono fatte e ovviamente tutte queste previsioni che sono concretamente poi inserite nel regolamento di finanziamento. Lei mi ha parlato del ponte sullo stretto. Guardi, io non voglio declamare delle opere immaginifiche. Io non a caso ho parlato di una rete infrastrutturale materiale viaria che è inaccettabile. Ho parlato di un collegamento, ad esempio, della Basilicata, la costa ionica, che è priva di reale collegamento. Ho parlato di un binario unico, che in questo momento c'è da Pescara, a Bari e a Lecce. Ho parlato di un completamento dell'alta velocità che deve riguardare anche Venezia, come sapete, Milano, Venezia. C'è tanto da fare. Roma-Pescara, è impensabile che una breve distanza, per non parlare della Sicilia. Quando tutto questo faremo, quando ci metteremo a un tavolo, e quindi già ovviamente ci sono dei progetti, ma col decreto semplificazioni e con i fondi che arriveranno avremo la possibilità di programmare e realizzare questi progetti, mi siederò a un tavolo e senza pregiudizi valuterò anche il ponte sullo stretto. Giovanna Vitale, La Repubblica, prego. Buonasera Presidente, anch'io approfitto e le faccio due domande diverse. Intanto una rispetto a quello che lei diceva prima, già dalla settimana prossima lei comincerà con un ciclo di incontri con le parti sociali, ha detto parti sociali, associazioni di categoria, anche singole menti brillanti, però non ha citato le opposizioni. Mentre lei ha citato anche il messaggio del Presidente della Repubblica che in qualche modo richiama alla coesione nazionale, anche c'è un appello del segretario del PD Zingaretti che parla sempre di concordia nazionale. Voglio sapere se tra queste convocazioni partirà anche una convocazione per le opposizioni, se lei intende avviare la fase 3, questa della ricostruzione, del rilancio, di ridisegnare l'architettura del Paese anche con una piena condivisione con le opposizioni.
Questa è la prima domanda. La seconda invece riguarda Autostrade, Presidente, perché è un altro, oltre al MES, come ha detto la collega Matera, è un altro dei nodi politici che si stanno rinviando abbastanza da mesi ormai. Allora io vorrei conoscere qual è la sua posizione rispetto ad Autostrada, se la revoca è ancora una delle opzioni in campo, oppure se è possibile modificare la concessione magari in peius con l'abbassamento delle tariffe. Per quanto riguarda la prima sua domanda, l'ho detto molto chiaramente che non intendo queste, confido, cospicue somme che verranno messe a disposizione dall'Europa per l'Italia, quale paese tra i più colpiti, non le intendo come, ho detto, un tesoretto di cui deve beneficiare e deve disporre, meglio, liberamente il governo in carica. Quindi senz'altro questo confronto si aprirà non solo a tutte le forze che sostengono la maggioranza, ma anche a tutte le forze dell'opposizione, perché si tratta di un piano, di un patto per la rinascita, di un recovery plan che disegneremo quindi insieme e che, siccome è un progetto che riguarda il medio e lungo periodo, è giusto che veda partecipi anche le forze e quindi il contributo delle opposizioni. Per quanto riguarda Autostrade, è ora di chiusura delle società quotate e dei mercati, però adesso faccio questa battuta per dire che bisogna essere molto attenti ovviamente con le dichiarazioni. Posso senz'altro dire che per quanto mi riguarda nulla è cambiato, c'è una procedura di revoca, di caducazione della concessione in corso. Ho già dichiarato pubblicamente che per quanto mi riguarda sono conclamati, molteplici e documentalmente provati gli inadempimenti del concessionario. Quindi per me ci sono tutti gli estremi, ma lo dico in ragione delle carte consultate, per procedere alla revoca. È un fatto pubblico che sono state avanzate le proposte di transazione, ma perché queste proposte di transazione possano essere accettate nel corso di una procedura di caducazione in corso, vuol dire che prospettano un vantaggio per il concedente in questo momento e quindi per l'interesse generale sicuramente un vantaggio maggiore rispetto a quella che altrimenti sarebbe la scelta obbligata della revoca barra caducazione. Chiaramente se la procedura non si è conclusa sin qui alla luce delle proposte transattive, lascio a voi considerare perché. Evidentemente queste proposte transattive non sono state sin qui considerate compatibili con quello che è l'interesse generale, l'interesse della collettività. Comunque, siccome è una procedura complessa, avete letto anche sui giornali, ho visto anch'io, è stata data notizia che stiamo affinando le ultime valutazioni con i vari ministri competenti e tra breve il governo deciderà. Prego. Valentino Russo di Radio Rai. Buonasera Presidente. Riagganciandomi al suo annuncio di poco fa sulla convocazione degli Stati Generali dell'Economia nel giro di qualche giorno, lei ha auspicato naturalmente un clima di dialogo. Le premesse però per questo clima di dialogo non sembrano esserci del tutto, se pensiamo che qualche giorno fa, per esempio, il presidente di Confindustria Bonomi ha lanciato dure accuse nei confronti del governo, addirittura ha detto che questa politica rischia di fare peggio del virus. Insomma, diciamo che le premesse, il clima per il dialogo che lei auspica non ci sono. Le chiedo anche se un po' fuori tema, però poco fa, insomma in queste ore, si stanno riaprendo, come lei ha detto, i confini anche degli Stati europei. L'Austria ha riaperto i suoi confini, però a quanto pare non all'Italia. Un suo commento su questo. Guardi, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ci sono alcuni paesi che ritengono di adottare alcune misure nei confronti di paesi che allo stato hanno una curva di contagio, diciamo, più elevata. In realtà non vi è motivo che l'Austria, la Grecia o altri paesi adottino misure discriminatorie nei confronti dell'Italia. Non vorrei che l'Italia dovesse pagare il prezzo di una grande trasparenza
e di un lavoro fatto con la massima severità, precauzione e trasparenza, si è qui compiuto. È per questo che il ministro Di Maio, in particolare con tutta la Farnesina, ma anche il ministro Roccitati, Franceschini e gli altri, Amendola, Speranza stesso, ciascuno per le rispettive competenze, si stanno tanto dando da fare in queste ore per evitare appunto che si possa arrivare a delle decisioni discriminatorie nei confronti del nostro Paese che non ritengo affatto accettabili. Ci stiamo lavorando e sono sicuro che convinceremo i nostri amici, in questo caso d'Oltralpe, che non è assolutamente giustificata un'iniziativa del genere. Per quanto riguarda Confindustria, sì, ho letto anch'io qualche dichiarazione del neo presidente di Confindustria Bonomi, col quale peraltro ho un dialogo, essendo lui già esponente di Asso Lombarda, non da oggi, dalla sua designazione. Beh, quell'espressione è sicuramente infelice. Quell'espressione quindi la rimando al mittente perché è assolutamente infelice. Però voglio dire, abbiamo la responsabilità di governare un paese. Lei stesso ha parlato di stati generali dell'economia, quindi agli stati generali dell'economia parteciperà Confindustria, come altre associazioni di categoria, anche quelle delle piccole e medie imprese, artigianato e via discorrendo, terzo settore. Adesso non voglio dimenticare nessuno, ma parteciperanno tutti. Tutti potranno portare ricette. Dalle interviste che ha rilasciato devo desumere che Confindustria porterà progetti lungimiranti, che non si limiteranno solo alla riduzione delle tasse, ma progetti di grande respiro e impatto per il futuro e benessere collettivo del Paese. Quindi sono ben lieto di raccogliere e confrontarmi nel merito delle proposte anche con Confindustria. Prego. Claudia Fusani, Tiscali.it, prego. Sì, buonasera Presidente. Senta, oggi l'Istat ha dato un po' di dati, sono dati pessimi. Ci sono circa 400.000 persone che hanno perso il lavoro nell'ultimo mese. Sono i dati dell'ultimo mese. Allora, questo è un paese che ha fretta. Dunque, ieri abbiamo visto scene, a mio avviso, brutte, scene abbastanza sguaiate, frasi assolutamente sguaiate, però in quelle piazze c'erano molte persone che chiedevano lavoro e certezze. Allora, lei ha fatto un piano, adesso ha lanciato un piano molto ambizioso. Io le chiedo quando, perché servono risposte, non dico subito, ma insomma nell'arco di un mese, che sennò a settembre si avvicina e non voglio, io come dire, sono state fatte previsioni dal Presidente di Confindustria di circa 1 milione di disoccupati, sarebbe un disastro. Seconda cosa, i soldi che avremo, che saranno soldi di tutti, come ha detto lei pensa di investirli di più sul taglio delle tasse o sulla creazione di posti di lavoro? Ultimissima cosa, il tavolo con tutti, come ha chiesto il Presidente Mattarella, come ha chiesto il Governatore di Banca d'Italia, passa anche da un rimpasto di governo? Grazie. Allora, iniziamo dall'ultima sua sollecitazione e suggestione. Rimpasto di governo non ha nulla a che vedere con un progetto di rinascita del Paese. Quindi se ci confrontiamo per un progetto, per elaborare un progetto che ci restituisca il volto dell'Italia che vogliamo di domani, più verde, inclusiva, digitale, più equa, diciamo che il rimpasto non ha nulla a che vedere. Invece, se si tratta, pur nella distinzione dei ruoli, di confrontarsi, di acquisire contributi, suggerimenti dell'opposizione, assolutamente sì, l'ho già chiarito. Per quanto riguarda il problema della disoccupazione, dobbiamo essere consapevoli. Il nostro Paese, guardate, io ho fatto una dichiarazione molto impegnativa che non dimentico, perché cerco di avere molta cura delle parole. All'inizio dell'emergenza ho dichiarato lo Stato c'è e lo Stato non cercherà di lasciare nessuno solo, nessuno indietro. Allora, quando facciamo valutazione, ovviamente c'è libertà di critica, io stesso sono insoddisfatto per alcune misure e per l'impatto che stanno avendo. Ci stiamo lavorando tutti i giorni. Però attenzione, quando facciamo queste valutazioni, facciamo una valutazione complessiva. Se oggi alcuni dei nostri cittadini avessero subito politiche
che sono state applicate in altri stati, non ci sarebbe stata una cassa integrazione, per esempio, garantita sino a ottobre. Noi l'abbiamo prolungata di altre 9 settimane, l'ho detto prima, per aziende con un solo dipendente. È successo una sola volta nella nostra storia repubblicana ed è, non ha avuto quell'efficacia, quell'impatto che invece sta avendo questa misura adesso adottata. Ovviamente molti sono ancora insoddisfatti, perché chiaramente una misura, una emergenza di questo tipo, uno shock così forte, è chiaro che richiede tantissime risorse. Ne abbiamo stanziati 80 miliardi e non è escluso che dovremo ritornare presto. Per quanto riguarda il problema degli strumenti europei, abbiamo in particolare per il Recovery Fund, questo è vero, un problema di immediata spendibilità. Noi ci stiamo affrettando, vedete, e già il fatto che lancio questi stati generali dell'economia significa che abbiamo fretta per elaborare il nostro progetto e farci trovare pronti all'appuntamento per quanto riguarda questo finanziamento. Però stiamo lavorando, ne ho parlato con la von der Leyen, con la Presidente della Commissione europea, stiamo lavorando per un front loading, cioè per un'anticipazione. Al momento gli strumenti per anticipare sono modesti, quindi stiamo lavorando con la Commissione europea per poter pervenire a delle anticipazioni più consistenti. Comunque ci sono altri strumenti, li ho citati prima, Sure, Prestito Bay, su cui lavoreremo per integrare una misura di nuovo intervento, immediato intervento, nelle prossime settimane o comunque nei prossimi mesi. Lei ha fatto 5 domande, era impossibile ricordarle tutte. Per quanto riguarda sulle tasse, io ho parlato di riforma fiscale. È chiaro che rendere il fisco, noi abbiamo una legislazione, addirittura l'ultima riforma organica è di 50 anni fa. Quindi intervenire oggi con grande forza, con grande visione anche strategica sul fisco, in modo sistemico, organico, significa anche renderlo più equo, significa ristabilire una reale progressività come previsto nella nostra Costituzione, in modo poi coniugando anche la guerra all'economia sommersa, il contrasto all'economia sommersa, in modo da restituire ma cospicue risorse da mettere a disposizione di tutti i contribuenti. Quindi in conclusione, se riusciamo a far l'una e perseguiamo l'altra riforma, noi sicuramente ci metteremo nella condizione di far pagare tutti e di far pagare a tutti meno.